Il nuovo profilo individuale post-1989 sembra sempre più fecondamente potersi compendiare nella formula a suo tempo impiegata dal filosofo greco naturalizzato francese Castoriadis, il quale definì l'individuo capitalistico come individuo privatizzato. In che senso oggi il nuovo profilo antropologico è quello dell'individuo privatizzato? In questo senso, sempre più abbiamo a che fare con individui che in coerenza con il dettato della società capitalistica sono privati da ogni dimensione comunitaria. L'individuo in balia della società liquida, come ebbe a definirla Bauman, è un individuo flessibile, privato di ogni solidarietà comunitaria. Noto per incidens che il termine solidarietà rimanda nel suo etimo a solido, a qualcosa di non liquido, appunto. A una società con forti radici etiche, avrebbe detto Hegel, una società comunitaria ove gli individui figurano come parti di una totalità organica e sono liberi nella misura in cui libera è l'intera società come organismo vivente le cui parti esistono nella relazione intersoggettiva che costituisce la totalità. Ebbene, oggi, in coerenza con la nuova monadologia liberale, non vi è più la comunità, esistono solo individui atomici che si relazionano negli spazi globalizzati e post-comunitari come compratori e consumatori. Il solo nesso oggi sussistente nella società ridefinita come società di mercato è quello del doutes des capitalistico, secondo l'algido paesaggio neoliberista che ridefinisce ogni relazione in termini di utilità economica. Ecco perché nell'open space della mondializzazione capitalistica non vi è più l'etica comunitaria di hegeliana memoria, ma vi è soltanto la figura che con Kant potremmo a giusto titolo definire dell'insocievole socievolezza. La società cioè non è più costruita su basi sociali e comunitarie, bensì è edificata sull'indifferenza e di più sull'antropologia dell'homo consumens che si relaziona con l'altro sempre solo per massimizzare il proprio interesse individuale, concependo dunque l'altro non come compagno solidale di una relazione comunitaria, bensì come competitor, come individuo rivale con il quale stabilire un nesso alla Robinson Crusoe. Robinson Crusoe è l'homo capitalisticus per eccellenza, è colui che instaura con Venerdì un rapporto puramente utilitario, un rapporto privo di legame comunitario e solidale, ma basato unicamente sulla ricerca spasmodica e rapace del proprio interesse privatistico. Ecco perché la società capitalistica costruita su basi non sociali, o per dirla con Kant, su basi insocievolmente socievoli, ha voltato le spalle a ogni etica comunitaria. Ha neutralizzato le potenze etiche, come le chiamava Hegel, dalla famiglia come cellula genetica della comunità, fino allo Stato come potenza etica pienamente realizzata e consapevole. La società odierna è composta da individui privati, o meglio da individui privatizzati, con un'integrale ridefinizione del mondo della vita in termini aziendalistici e competitivistici, come spazio globale di relazioni basate sul doutes des, dove l'altro figura sempre solo come medium di una relazione di tipo economico, mai come socius di una comunità organica. Per questo l'individuo privatizzato oggi è l'individuo che figura come monade senza finestra, o meglio, come monade le cui finestre sono sempre solo quelle del consumo e dello scambio. È la società integralmente ridefinita come libero scambista e come spazio di un mercato globale senza interruzioni, senza interdizioni e senza confini. Il mondo intero è ridefinito come spazio globale aperto, l'open society di popperiana memoria, che altro non è se non la società aperta al mercato globale, quindi sciolta da ogni vincolo etico, morale, religioso, nazionale, e aperta appunto a un mercato globale che tutto ridefinisce come merce disponibile a seconda del valore di scambio di cui si è portatori. Ecco, l'individuo privatizzato è un individuo chiuso in se stesso, privo di contatti con l'esterno, che tutto considera in termini privati e che egli stesso figura sempre solo come consumatore, non come cittadino. Consumatore che tanto ha quanto può acquistare. I diritti stessi sono ridefiniti come merci e tutto ciò che compete all'individuo consumatore è definito come sua proprietà, disponibile a seconda del valore di scambio di cui egli è portatore. L'individuo privatizzato è così ridefinito niccianamente come un atomo di
volontà di potenza illimitata, in realtà coestensiva rispetto al valore di scambio disponibile.